Na eni strani sta rožnata in kožna barva, na drugi strani pa bordo rdeča, rdeče črna in črna. Letošnja hladna sezona je odločno v znamenju dveh klasičnih možnosti. Kožni odtenki so primerni vedno in povsod. Svetlo rožnato manikirani nohti na rokah delujejo elegantno in se lepo podajo k vsaki obleki v vsakem trenutku. Temni toni, kot sta slivovo modra in rdeče črna, so precej upadljivejši, kljub temu pa so še vedno glamurozni. Čez dan lepo dopolnjujejo nežen, naraven make-up, kar je bilo opaziti na modnih brveh hiš Etro in Jenny. Zvečer pa si zraven lahko omislite temno obarvane ustnice, kakor pri Rodarte, ali močno zadimljene oči, kakor na brvi Roberta Cavallija. Še vedno je opaziti pikčaste geometrične in cvetlične vzorce, vendar gre prej za izjemo, kakor za pravilo. Jesen zahteva prefinjeno urejene roke, kratke nohte in ne prehuda odstopanja. Vrača se glamur, ki v resnici nikoli ne gre iz mode. Bisogna un po' cambiare, nel senso che per quanto riguarda invece la stagione invernale, il rosso, diciamo che il rosso è uno dei colori intramontabili, come il color nude e come il color latte. Tra l'altro anche ho anche il French, perché comunque la donna, quando entra in un negozio per fare le manicure, la prima cosa che chiede è un color latte. Se usa un po' di più il rosso, ma la classica French la chiedono sempre. C'è un trucco per avere unghie sempre belle, forti, diciamo anche per una donna che lavora e magari spesso e volentieri ha le mani in acqua, perché insomma lava i piatti e fa le faccende di casa? Allora, le unghie sono una cheratina come i capelli, quindi se le unghie non sono forti vuol dire che non hanno vitamina A, vitamina E e vitamina B5. Non prendere mai delle pastiglie per bocca, perché l'ultima parte dove arrivano sono le unghie se il corpo ne ha bisogno, quindi intervenire direttamente sulla cheratina con degli smalti rinforzati. Invece per quanto riguarda lo smalto, per farlo durare un po' di più, facciamo una passata di lacca per capelli tra la base colore e colore, quindi una passata di lacca, utilizziamo un phon tiepido per asciugare, e poi l'ultima parte, invece l'ultima passata di top coat, invece viene lasciata in questa maniera. Possiamo garantire almeno 4-5 giorni in cui le unghie rimangono perfette. Dimmi ancora qualcosa sui trend per l'inverno del 2016, non possiamo trascurarli. 50 sfumature di grigio ha dettato, secondo me, il film, il best seller, hanno dettato comunque anche un po' il colore dell'autunno inverno. Infatti il grigio sarà il colore predominante della collezione in tutte le sfumature, la sfumatura più chiara, un po' più scura, e la vediamo anche sia nella versione lucida che nella versione opaca.